proprio perché è difficile riuscire a comprendere l'altro. In realtà è difficile riuscire a comprendere anche solo noi stessi, le nostre motivazioni, i nostri reali bisogni, i desideri. Tanto più è difficile comprendere gli altri e quindi anche aiutare gli altri. In generale, però, ecco, il modo migliore per riuscire a fare questo, per riuscire ad aiutare le persone che ci sono vicino, è quello di essere in grado di partecipare, di ascoltare, di essere presenti alla relazione che abbiamo con loro. Ma vedi, questo presuppone che per poter aiutare gli altri, tu prima abbia imparato ad aiutare te stesso, tu prima abbia imparato a prenderti cura di te. Alle volte capita, di dedicarsi tantissimo agli altri senza prima essersi dati il tempo di prendersi cura di se stessi, con il risultato di trovarci poi sbilanciati, magari carichi di aspettative, che spesso non vengono poi mai soddisfatte, con quindi anche il carico della frustrazione, della sensazione di una sorta di ingiustizia. Chi aiuta veramente gli altri è una persona che ha imparato ad aiutare se stessa. È una persona che sa prendersi cura di sé ed è proprio perché sa prendersi cura di sé che sa aiutare gli altri. Alle volte anche, per esempio, facendo cose che agli altri non fa neanche piacere che loro facciano. Ma perché? Chi sa aiutare gli altri è già passato da questo e allora per esempio sa che l'altro ha bisogno di cose diverse e allora gli offre il suo aiuto, però come sa di poter aiutare l'altro? Se per esempio ho un figlio che sta perdendo un po' la strada, io lo posso aiutare non sostenendo la strada che lui sta percorrendo, che magari a mio avviso è sbagliata per lui. Potrebbero essere delle cattive amicizie, potrebbero essere delle cattive abitudini. Ma quello che io posso fare è aiutarlo a correggere questo tiro. Allora in questo caso lo sto aiutando. Lo sto aiutando sulla base della comprensione che io ho di lui e sulla base della comprensione che io ho della vita. Allora ecco, non sempre aiutare gli altri corrisponde a fare quello che gli altri vorrebbero che noi facessimo. Può capitare alle volte magari di voler far sì, sempre l'esempio del figlio, di sostenerlo, nonostante pensiamo che la strada che lui sta percorrendo sia sbagliata. Ma in altri casi, come detto, potremmo cambiare questo. Allora, ecco, aiutare gli altri presuppone, a prescindere dalla strategia, dall'azione concreta che possa andare a svolgere, presuppone una capacità di ascoltare l'altro, di capirlo, di capire dov'è. Nel primo caso, per esempio, potrei limitare sempre l'esempio di mio figlio, perché semplicemente so che quella strada è una strada a senso unico e so che la motivazione che lo spinge a percorrerla è più la paura o l'ansia, la preoccupazione o semplicemente una cattiva abitudine, intrapresa nella vita. Oppure nel secondo caso potrei invece facilitarla a percorrere una strada, semplicemente perché in effetti non so qual è il risultato che essa potrà portare? O magari perché semplicemente sentendo e sapendo che quello è un suo desiderio profondo, radicato, importante in cui crede, sento che quella strada, benché io pensi che non sia quella migliore per lui, è però quella in cui lui crede, è quella che lui sente di percorrere. Allora ecco, la discriminante qual è? È la mia capacità di ascoltare, di essere presente, la mia capacità di comprendere l'altro, di avere una rappresentazione chiara di quello che l'altro sta vivendo e di riuscire nella relazione con l'altro anche a, così, a portare quella che è questa visione chiara che ho dell'altro.
Questo ovviamente può portare ad una negoziazione, può portare ad così, a volte anche a scontri, perché no? Ma allora ecco che aiutare l'altro è in effetti proprio il prendersi cura dell'altro offrendo noi stessi, offrendo soprattutto la nostra capacità di ascolto, di comprensione, di negoziazione, di dialogo. Non è semplicemente fare quello che l'altro ci chiede di fare. Anche se alle volte anche questo è possibile. Ecco il discernimento, la capacità di comprendere quella che è la situazione che effettivamente si sta svolgendo, la capacità di comprendere dov'è l'altro, la capacità di comprendere che cosa effettivamente l'altro sta vivendo. E ancora, come ti dicevo all'inizio, per riuscire a fare questo, il prerequisito fondamentale che ciascuno di noi deve aver sviluppato è quello di saper aiutare se stessi. Solo se ho fatto questo, solo se sono in grado veramente di aiutare me stesso, potrò nel lungo tempo essere davvero utile per gli altri, per la società, per le persone intorno a me. Per cui ecco il suggerimento che posso darti, oggi è proprio questo: lavora su di te. Sii instancabile in questo, prenditi cura di te stesso, cerca di migliorarti, cerca di trasformarti, cerca di evolvere sempre di più, migliorando in tutti gli ambiti della tua vita, secondo quelli che sono i tuoi criteri. Cerca di migliorarti, perché questo sarà naturalmente ciò che ti aiuterà a essere davvero di aiuto anche per tutte le persone intorno a te.